Che ne pensi della paura del power creep su Genshin dopo 3 anni? Come stanno gestendo questa cosa secondo te? Sono dell'idea che il power creep su Genshin c'è sempre stato. Nel bene e nel male, tutti i personaggi man mano sono diventati un pochino meno utili. Questo credo che sia ovvio. E il problema è quanto davvero hai bisogno di questo personaggio per fare determinati contenuti. Probabilmente poco e niente, cioè non sei costretto. Che per farti un esempio, su Honkai Impact Third tu sei costretto ad utilizzare nuovi personaggi. Per quale motivo? Perché senza utilizzare nuovi personaggi non riesci a completare nuove sfide, che è una cosa molto diversa rispetto a semplicemente sì, guarda, preferisco Utao rispetto a Diluc perché mi fa più danno. Quindi il power creep semplicemente si basa o su meccaniche specifiche tipo Pneuma, Osia, insomma quelle robe lì, o magari perché semplicemente i nuovi personaggi vanno a beneficiare di un'uscita tardiva, quindi magari Oliver stessa ha migliorato i suoi contenuti, insomma i suoi personaggi, per fargli fare più cose, e quindi appunto si preferisce il nuovo rispetto al vecchio. Ma ti ripeto, non è power creep a tutti gli effetti, cioè non è che tu dici non usi più il personaggio perché appunto quel personaggio è diventato obsoleto. No, semplicemente riesce ad utilizzare meglio un altro che è uscito da poco. Tutto qua. Come per esempio nell'ultima sessione di Spara d'Abyss era straconsigliato di portarti un Catalyst Hydro, come quello di Neuvillette, per fare la sfida. Io, dato che non l'avevo ancora buildato, nonostante ce l'abbia all'interno del gioco, mi sono spostato sul, essenzialmente su Mona. Mona con diverse costellazioni, senza una build meta, che però aveva il suo senso. Quindi, capito? Cioè, il power creep su Genshin c'è come, ma non è allo stesso livello di tantissimi altri giochi dove devi praticamente evitare di utilizzare dei personaggi perché appunto non si possono usare per fare nuovi contenuti. Cioè, una di quelle cose che mi pare che avevo detto diverse volte è che se tu ti vuoi prendere Diluc e portarlo nello Spara d'Abyss per farci robe, lo puoi fare. Il problema è: ti sai adattare con questo personaggio? Gli hai dato una build decente? Se lo hai fatto, allora puoi fare tutto. Se invece così non dovesse essere, allora semplicemente ti sposti su un personaggio che è appena uscito, perché riesce a fare quella stessa identica cosa senza troppi problemi. Ma secondo me non è power creep. Semplicemente siamo... Non hai messo bene quel personaggio e non riesci a sfruttare al massimo della sua potenza. Tutto qua. Anche perché, giusto per specificare ancora di più, se vai a vedere... perché si utilizzano dei personaggi rispetto ad altri, per esempio uno Spara d'Abyss, il loro utilizzo dipende dai nemici, ovviamente, ma dipende anche dal loro kit. Ovvero, se tu per esempio utilizzavi un personaggio nella 1.0, era perché molto probabilmente non avevi alternative. Dato che ora quelle alternative ci sono, tu dici, ma ha senso portarmi un personaggio di questo tipo che ha dei problemi nel kit? Non posso metterci qualcos'altro? E infatti poi ti muovi su altre robe, perché appunto, che ne so, se vai a vedere 20, ha senso utilizzarlo quando ti serve fare tanto crowd control, ma allo stesso tempo ti serve a tutti gli effetti fare crowd control? È una cosa che è assolutamente indispensabile nel team? No, assolutamente no. Quindi, capito, non solo è cambiato come Oliver ha creato i loro personaggi, ma è cambiato anche come noi giocatori ci approcciamo alle sfide. Che non è un modo per dire che un personaggio è obsoleto, ma magari in un contesto ti viene più semplice non investire in un personaggio vecchio, ma prendere un personaggio nuovo che fa magari le stesse identiche cose del personaggio vecchio, solo in modo più semplice, in modo un pochino più variegato. Cioè, per me un power creep dovrebbe essere una roba simile a quella di Honkai Impact Third, dove tu non puoi letteralmente usare personaggi vecchi. Non li puoi usare perché non hanno delle meccaniche specifiche, hanno dei moltiplicatori bassi e le loro potenzialità si sbloccano solamente a C6, che sarebbe SSS, e anche lì comunque hai delle difficoltà perché non sono studiati per i nuovi contenuti. Ma i contenuti di Genshin al momento si baseranno sempre sulla reazione elementale. Se tu hai un personaggio che riesce a fare questo, ovvero tutti quanti, magari tranne solo Yula o pochi altri, insomma, che fanno danno da DPS fisico,
non avrai mai problemi di questo tipo. Dovrai semplicemente impegnarti un pochino di più. Tutto qua. Honkai Impact è un'arena action molto diversa, molto diverso da Genshin, molto più incline al power creep di natura. Infatti Zenith Zone Zero credo che avrà la stessa cosa. Sì, anche secondo me sarà così. Ma ti ripeto, anche lì dipende da come le gestisci queste cose. Cioè, di per sé il power creep non è una cosa negativa, non lo è, perché semplicemente mi dici: guarda, se vuoi stare dietro a questo gioco devi supportarlo anche a livello monetario, e oltre a questo comunque avrai nuovi contenuti che richiedono nuovi personaggi. Tutto qua. Ma dato che la filosofia di Genshin non è mai stata questa, semplicemente hai appunto esperienze di gioco diverse. Ma a me non dà fastidio. Cioè, io stesso gioco ad Honkai Impact Third e secondo me è un'ottima cosa il power creep all'interno. Cioè, ok, alcune volte magari sono un pochino infastidito se vanno a rilasciare una Valchiria e dopo qualche mese è inutilizzabile. Anche se al momento sarà successo tipo una volta o due. Però appunto è utile perché questo gli permette di creare nuovi contenuti. E senza nuovi contenuti il gioco non ha senso di esistere, capito? Mentre invece qua su Genshin il problema non si pone perché la difficoltà è irrisoria per la maggior parte dei contenuti. E quello che tu vuoi fare all'interno del gioco lo puoi fare a prescindere. Infatti, come ti ho detto prima, mi serviva un catalyst di Hydro che poteva fare del danno. Non potevo utilizzare Neo Villette, ci ho messo Mona. Tutto qui. Certo, una cosa di questo tipo forse renderebbe meglio su Genshin, dato che abbiamo ormai una marea di personaggi. Abbiamo superato i 70 personaggi ormai. Però loro vogliono rendere il gioco più accessibile a tutti, perché questo gli permette anche di avere più soldi, no? Insomma, a livello di spese dei giocatori. Quindi, insomma, sono due filosofie diverse.